Il motivo per cui intanto il motivo di questa conferenza è perché devo essere sincero, davanti a diverse richieste di esclusive che mi sono arrivate da diversi organi di informazione, ho voluto invece, una volta avutele da Carlo, ho voluto invece questo momento dedicarlo a voi come stampa bolognese, per essere a vostra disposizione. E penso che era una cosa non solo sentita ma giusta anche nei vostri riguardi. Quindi oltre al mio saluto, non solo a voi, anche ai vostri riposi, se ci ascolta, sono a vostra disposizione. Prego. Direttore. Facciamo finta che sono tante esclusive, no? Come vi approcciate alla partita, alla prossima partita? Come giudica il brevissimo lavoro di Delio Rossi in queste prime tre partite? Ah, io sono sempre dell'idea, e sicuramente se qualche altra domanda in questo senso mi verrà posta, la mia risposta sarà quella che darò a te. Che me la fai di volta al mister. Io credo che i giudizi su chi lavora come noi li dovete dare voi, noi che siamo dentro, non è giusto che dobbiamo giudicare, no? Siete voi dall'esterno che giudicate il nostro lavoro, e quindi è giusto che lo facciate alla luce di quello che vedete. E allora magari un bilancio del girone di ritorno che ha portato lo stesso identico numero di punti di quello d'andata, nonostante un mercato che in tanti, sottoscritto compreso, hanno ritenuto importante. Alla fine della fiera il mercato è stato remunerativo, oppure si poteva fare diversamente o meglio? Ma qui diciamo posso aggiungere qualcosa, no? Perché come detto prima, il lavoro nostro è sempre bene che lo giudicate voi. In questo senso posso. Cosa posso aggiungere? Che il mercato di gennaio, io in effetti sapete, il mercato di gennaio è un mercato un po' atipico, dove hai 15-20 giorni di tempo per poter effettivi, di poter lavorare. Io l'ho fatto e il mio lavoro va giudicato su quello che ho fatto nel cercare di migliorare la squadra portando 6 calciatori. Va giudicato su quei 12 che ho tolto dall'organico. Quindi quei 6 che sono arrivati, sapete, da posto è arrivato a posto di Stojanovic, Castatello è arrivato a posto di Paez, Cristicic a posto di Giannone, Sansone e Mancoso a posto di Betancurru e di Pasi, e più un giovane di Belle Speranze, giudicato tra i migliori giovani della scorsa stagione come Bagliette. Quindi questo è quanto ho cercato di fare in quei giorni. Il mercato cosa dava? Avete visto, insomma, la squadra dopo la prima partita del girone di ritorno si è posizionata sempre al secondo posto assoluto, cosa che non era mai successa in maniera assoluta, il secondo posto. Poi è stata per 16 giornate secondo assoluto. Certo, non lo è stata per le ultime 5, quindi diciamo che se tu mi dici un mio cosa penso, io devo pensare che le mie analisi devono essere fatte partendo quando arrivi ad un obiettivo, qual è stata la lacuna maggiore, no? Devi guardare i numeri, perché devi andare a valutare. Certo, qualcuno può anche dire, o io posso anche dire, avrei potuto fare qualcosa di più per essere non solo 16 giornate da soli, ma per essere 21 giornate da soli al secondo posto. Ma questo è una cosa che mi piace sempre che siate voi a giudicare, come ho detto prima. Che cosa i numeri cosa dicono? Che questa squadra, nello essere stata pur 16 volte, 16 giornate su 21, il secondo posto assoluto,
dicono che qualcosa non è andato, ma c'è stato anche qualcosa che è andato. Cosa è andato e cosa non è andato? È andata che è stata comunque la seconda difesa del campionato. Nel girone di ritorno questo lo ha confermato un dato ancora migliore, che nel tutto il girone di ritorno ha perso solo 3 volte, e questa è la cosa che ti può far star male, no? A tutti i tifosi e a noi, che una squadra che perde solo 3 volte in tutto il girone di ritorno non è andata in Serie A direttamente. Poi uno pensa che cosa è mancata a questa squadra per non essere stata per 5 giornate seconda assoluta. Io penso che un dato emerge, quello che emerge pure a voi, no? Perché se è stata la seconda migliore difesa del campionato, pur essendo la terza squadra che ha perso solo 3 volte, io penso che un dato è chiaro. Noi abbiamo avuto una situazione che in 7 partite in casa la squadra non ha fatto gol. Quindi questo è un dato importante per far capire dove la squadra non è mancata. Quindi essere stata una squadra perché ha avuto l'anno scorso il capocannoniere del campionato e un altro, parlo di primi attaccanti, il capocannoniere dello scorso campionato, un altro primo attaccante che era stato Mancoso, l'altro Cacia, stato capocannoniere due anni fa, ed acqua fresca, e vedere che in 3 hanno fatto solo 2 gol nelle partite interne, questo è una cosa che emerge. Quindi, però questo è un dato, poi che va valutato nel momento in cui, no, fai delle valutazioni. E quindi io penso che questa può essere una risposta a quello che tu mi hai chiesto. Senta, c'è stato un momento cruciale nel percorso, e molti l'hanno individuato nella partita con Lanciano, non l'ultima, ma quella dell'andata, quando, lo diceva anche lei alla presentazione, il Bologna è stato in 20 minuti settimo e secondo, insomma era separato così tanto in classifica da 20 minuti di gioco, e in quel caso di gol, perché due gol di Cacere poi fecero, tramutarono quel settimo posto in secondo. Adesso è impossibile ragionare con il sé, però è stata quella partita abbastanza condizionante poi per le sue scelte future, perché una squadra al secondo posto è chiaro che non si va a toccare, perché si rischia, no, di... Però quella partita ha segnato un po' il percorso del scelto, oppure ci sono state altre occasioni per cambiare o per prendere scelte diverse? Io sono arrivato e mi è stato chiesto di non fare nessuna rivoluzione, perché era giusto non farla alla luce di quello che in quel momento la squadra aveva chiuso il girone di andata. Era al secondo posto a pari merito con il Frosinone, e lo è stato solo per una giornata in tutto il girone di andata. Se non sbaglio, se i dati miei non sono, poi correggetemi se sto sbagliando. È logico, come hai detto te, lì fai un'analisi e da parte di chi mi chiede, come voi, di non fare rivoluzione, perché siete stati pure i primi voi, no, diciamo, giustamente, a chiedermi di non fare. Oggi col senno di voi è facile dire no, si poteva fare una rivoluzione. Io, come voi, ho pensato che non era giusto fare nessuna rivoluzione, ma cercare di migliorare la squadra, e ho detto come è stata migliorata. Certo, delle analisi anche allora le facevo, no? Poteva essere una squadra che si trovava al secondo posto a pari merito col Frosinone, poteva essere quella la squadra, o era una squadra che mentre perdeva col Lanciano era sesta, settima in classifica.
E lì diciamo che ti viene oggi con il senno di poi, non sempre, ma col parlare col senno di poi è più facile. Direttore, le faccio una domanda. Ha parlato dei problemi dell'attacco e le chiedo qual è la situazione adesso di Caccia, perché effettivamente Caccia è il bomber della squadra a tutti gli effetti, non trova spazio neanche per pochi minuti e quindi volevo capire se c'è un problema di natura tecnica, un problema con l'allenatore e a fronte del problema, quindi dirà lei, si sa qual è il problema, se non ci si riesce a mettere, come dire, una pezza, per perdono il linguaggio, una pezza proprio in vista del bene comune, insomma, visto che Bologna comunque ha bisogno di tutti per riuscire a conquistare questa Serie A. Ah, io ho appena prima dato un dato, no? Questa squadra nel girone di ritorno con i suoi primi attaccanti, le sue prime punte, perché le seconde punte facciamo riferimento a Sansone con 5 gol e in Proda con 0 gol. Quindi il problema è nel momento in cui, mi riferivo sempre al girone di ritorno, ti provi a fare un'analisi del genere, come la fai te, come la faccio io, la fa anche il tecnico, e il tecnico anche vede che c'è un reparto dove in tutte le partite complessive, 21 partite, i suoi primi attaccanti hanno fatto gol solo in 3 partite. Poi ti trovi che addirittura in casa hanno fatto solo gol in 2 partite e quindi oggi nel fare le scelte, perché sono scelte fatte dai tecnici, cerca di prendere in considerazione il giocatore che secondo il tecnico è più in forma in quel momento, che gli può dare più garanzie alla luce di quello che vede anche in settimana. Quindi sono delle scelte dettate dal tecnico alla luce di queste considerazioni. È perché si trova davanti ad un reparto offensivo di prime punte che hanno fatto solo in 21 partite solo 3 volte, in 3 partite, 4 volte in 3 partite, e nelle partite interne addirittura con 2 gol. Quindi alla luce di queste considerazioni il tecnico guarda il lavoro settimanale e decide alla luce di chi è più in forma, e credo che è nel diritto dell'allenatore, non da parte nostra, non giudicare se non giudicarlo, se perché le scelte che fa l'allenatore sono, a parte che sono sempre insomma da voi giudicate, ma da parte nostra mai messe in discussione. A proposito dell'attacco, mi ricollego parlando di Mancosu, che comunque quando l'ha preso, possiamo dire, l'attaccante più forte della Serie B, 51 gol a Trapani. Non è che forse magari un problema soprattutto caratteriale, cioè il fatto di essere arrivato così a metà stagione in una realtà troppo più grande di quelle che aveva vissuto fino a quel momento? E quindi una domanda su Mancosu, e poi un'altra cosa sulla piazza di Bologna, come giudica questi primi mesi da direttore qui, se si aspettava più pressioni, meno pressioni, il livello di entusiasmo della piazza, insomma, un suo commento su questo. Ma per un responsabile, per un che opera sul mercato, il problema è di non farsi rimproverare, perché magari in un ruolo dove si cerca di dare delle alternative, perché c'era un attaccante titolare che era Caccia, e un'alternativa che non dava garanzia, che era Betancur, perché è giovane e perché bisognava, nel momento in cui arriva una nuova proprietà e vuole far migliorare la squadra, di andare a trovare delle alternative importanti. Per me sarebbe stato brutto farmi rimproverare se io avessi preso un attaccante dove c'era da scommettere, o uno che negli ultimi anni non ha mai fatto gol, o qualcuno che non fosse di questa categoria. Io ho portato, quindi mi sarei rimproverato se avessi portato qualcuno con queste
con queste caratteristiche.